Nonostante quando l'ho visto mi sembrava un pollo, sai, come un pollo spennacchiato. Quando mi sono avvicinato ho visto un bambino, un bel bambino era. Sì, sì. Non lo so io. Io l'ho soccorso il bambino, l'ho avvolto in mezzo a una tovaglia, perché quello non potevo fare. Non sono un dottore, poi sono sceso giù, tutte le donne, le mamme lo coccolavano, però poi dopo di un po' è arrivata l'autoambulanza. L'hanno tutto intubato e poi dice che il bambino quando è arrivato all'ospedale non ce l'ha fatta più. Ed era vivo il bambino? Sembrava adesso ancora segni di vita. Poi è arrivata l'ambulanza, l'hanno intubato. Segni di vita nel senso piangeva? No, lui l'ha tirato su e sembrava facesse un qualche piccolo lamento. Però l'abbiamo solo visto lì per terra alle 6:30. Secondo noi era fresco perché è uscito un'altra persona alle 6 e non c'era il bambino. E niente, era nudo. Siamo rimasti terrificati proprio, senza parole, sono ancora adesso. Era vivo il bambino? Dava dei segni di vita, sì, perché aveva ancora il muco da parto, si vedeva che aveva il muco da parto dentro, cioè non respirava bene.